Ciao, benvenuti al primo appuntamento con l'Italia dei mille mandolini. Storie, aneddoti, curiosità che legano il mandolino alle città della nostra nazione. Buona visione. Ma visto che meraviglia! Ma qui è proprio il paradiso terrestre. Piantiamo la tenda, ragioniere? La tenda? Sì. Pronti? Dove la piantiamo? Ma io direi qui. Scarichiamo qui. Qui? Sì. Ti attento un attimo. Ecco. Basta fegando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino! Silenzio! Qui dormire! Tedeschi noi! Se non farai spellere da campi! Noi tedeschi, noi italiani mandolino! Zitto! La smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano! Uno straordinario Paolo Villaggio, genovese doc, anche lui alle prese con il più famoso stereotipo italiano. Un altro genovese doc, Niccolò Paganini, grande violinista, che però nasce come mandolinista. Lui stesso ci racconta che è il padre, gli insegna a suonare il mandolino. Poi più tardi imparerà anche il violino e anche la chitarra, ma il suo primo strumento è stato il mandolino, un tipo di mandolino molto particolare, il mandolino genovese. Ed è per questo che vi racconto che Genova ha rischiato di diventare la città del mandolino anziché Napoli, perché esisteva un tipo di mandolino appunto genovese, che però non è sopravvissuto alle vicissitudini della storia. Lo stesso mandolino di Paganini, pensate, è sopravvissuto fino alla Seconda Guerra Mondiale, poi si sono perse le tracce probabilmente dei bombardamenti che hanno distrutto la città di Lipsia, dove i suoi strumenti erano conservati. Ancora un illustrissimo genovese, Giuseppe Mazzini, che lui stesso racconta alla madre, dal suo esilio di Londra, in una lettera scrive: con l'ultimo bastimento arrivato da Genova ho ricevuto una mandiola genovese. Quindi anche lui, che era un grande chitarrista e filosofo della musica, probabilmente si è cimentato con il nostro strumento. Quindi poi con la storia a un momento estremamente importante, il 1892, abbiamo il quarto centenario, le Colombiadi di quel secolo, e viene organizzata un'esposizione italo-americana, e in questa importantissima manifestazione genovese c'è stato il primo convegno e il primo concorso per mandolinisti nazionale, per cui tutti i mandolinisti d'Italia si sono incontrati a Genova, hanno scoperto di essere un fenomeno di massa dell'Italia moderna. Questo è il modo in cui è stato definito poi più tardi. Così anche da Genova si partiva per l'emigrazione con i propri strumenti, ci si portava la propria identità in giro per il mondo, nelle terre lontane. A Genova però il mandolino si diffonde rapidissimamente. Pensate che nello stesso momento vengono contate addirittura 12 diverse orchestre contemporaneamente. Ogni orchestra è frutto di una estrazione sociale diversa, dal circolo post-telegrafonico al circolo delle nobili donne della Genova Bene. In questo periodo si diffonde anche l'editoria musicale. A Genova abbiamo degli editori, abbiamo ad esempio questa rivista Arte Mandolinistica, guardate che meraviglia la copertina. Cosa sono questi? Sono dei periodici musicali, in genere quindicinali, che arrivavano a casa e in famiglia con gli amici ci si trovava per suonare, per cimentarsi con la nuova produzione musicale. Tutto questo ricchissimo patrimonio musicale, fortunatamente, è stato
preservato dalla opera oculata di Arnaldo Tegoni del Circolo Mandolinistico Risveglio, che l'ha collezionato in un archivio molto importante, dove possiamo trovare tutta la storia della produzione musicale genovese legata al mandolino. Il Circolo Mandolinistico Risveglio di San Piandarena è ancora attivo tutt'oggi, ha una scuola che funziona molto bene, un'orchestra. E a Genova si può imparare il mandolino anche al liceo musicale Pertini, dove già da 2 anni è stata istituita la cattedra del mandolino. Aspettiamo che anche il conservatorio faccia la sua parte, visto che tiene il nome Niccolò Paganini, appunto del mandolinista di cui abbiamo parlato prima. E vediamo anche l'attualità, la modernità del mandolino. Ad esempio, una delle più importanti band di musica bluegrass nordamericana è proprio a Genova, il mandolinista Martino Coppo, lo vediamo qui a duettare con qualcuno che probabilmente riconoscerete. Chiudiamo quindi con un celeberrimo brano, Fabrizio De André, ovviamente, con la sua Cresa de Ma, dove i plettri la fanno da padrone. Chiudiamo qui il primo appuntamento con l'Italia dei mille mandolini. Ci vediamo la prossima settimana con un'altra città. Andremo a Torino, dove scopriremo nuove ed interessanti cose. Vi aspetto. Ciao.